Il problema del figlio che non arriva affligge il 15% delle coppie nei paesi industrializzati e secondo i dati del Censis dal 2008 al 2016 in Italia si è innalzata l'età di chi fa ricorso ad un centro per la fecondazione assistita. Per le donne si è passati a 40 anni e a 37 per gli uomini, ma a farvi ricorso direttamente è solo il 13% delle coppie che hanno questo problema, mentre il 72% fa ricorso in prima istanza al suo ginecologo. Ora, atteso da oltre 11 anni, sabato mattina nel presidio di Muraglia si è inaugurato il nuovo centro di procreazione medicalmente assistita, il secondo dopo Torrette e l'unico di terzo livello nella regione. Il fine è quello di prendere in carico totalmente la coppia con problemi legati alla sterilità e con un approccio personalizzato alla coppia per la risoluzione di queste problematiche. Una volta che arriva la coppia viene studiata, analizzata per arrivare alla diagnosi di fertilità e poi verrà dato il consiglio terapeutico conseguente a questo primo colloquio. Quindi si parte tutti da un colloquio, da una relazione con la coppia per identificare qual è il problema. Nel caso naturalmente ci fossero invece dei singoli, anche i singoli possono venire, che hanno un problema personale o ormonale oppure di fertilità in generale, e si affronterà il problema del singolo allo stessa stregua di come abbiamo fatto per la coppia. Il governatore delle Marche, Luca Ceriscioli, ha tenuto a battesimo la struttura assieme alla direttrice dell'azienda, Maria Capalbo. Finalmente, dopo tanti anni, si dà l'avvio a questo servizio sull'aiuto alle coppie che vogliono avere figli di grandissimo valore. Capite quanto è importante per chi ha qualche difficoltà nel mettere al mondo una nuova creatura e trova finalmente un servizio di altissima qualità, professionalità e tecnica che permetta di raggiungere questo risultato. Ma con Ancona ci sono delle tecniche diverse e solo a Pesaro si ritrovano quelle più all'avanguardia. Un investimento complessivo di 2.654.000 euro con un ammodernamento del padiglione 1 dove si trova la struttura per 400.000 euro. E poi c'è stato un investimento di 332.000 euro per il personale. È previsto un direttore di struttura complessa affidata al professor Marabini, due ginecologi, quindi due medici, due ostetrici ginecologi, quattro ostetriche, due genetisti e due operatori sociosanitari. Nuova sede per i servizi sociali di Fano e quelli dell'ambito territoriale 6. I 30 operatori e l'assessore compreso traslocheranno entro novembre nei locali che si stanno approntando a Sant'Orso all'interno del centro commerciale. 16 postazioni di lavoro nuove, front office e fibra ottica per accedere al sistema informatico comunale in maniera stabile e veloce grazie ai 3 km ed oltre di cavo steso nelle linee dell'illuminazione pubblica per un totale di spesa di 120.000 euro. Unificare i servizi sociali di Fano era indispensabile per dare una risposta qualificata e attuale. Lavoro più integrato significa garantire efficienza e risposte alle aspettative degli utenti, sottolinea l'assessore ai servizi sociali Marina Barniesi. E quindi da qui a poco ci trasferiremo in tutte le sue parti che lo compongono, perché una parte già è in sede Sant'Orso, quindi le 16 postazioni nuove di cui si parlava prima vanno a ricomporre l'insieme dei servizi con il trasferimento di quello che oggi si trova qua in via Garibaldi. Inoltre ci sarà anche la presenza dell'ambito territoriale, per cui nella ridefinizione della ristrutturazione abbiamo fatto in modo che ci fossero le stanze, gli spazi sufficienti per poter mettere insieme tutte le parti fondamentali che offrono risposte in termini di servizi ma anche di politiche sociali. Alcuni erano dovuti modificare.
lotta ai tumori della prostata ancora più efficace grazie a un'apparecchiatura di ultimissima generazione del valore di 120.000 euro sborsati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, di cui si è dotata l'urologia di Marche Nord presso l'ospedale di Fano. La macchina in dotazione al reparto è la prima in Italia di questa classe ad essere acquistata, è già operativa e permette di effettuare prelievi di tessuto da esaminare nel punto preciso interessato dal tumore, eliminando di fatto gli errori di valutazione. Con questo apparecchio noi riusciamo ad identificare zone della prostata sospette, zone della prostata sospette che vengono identificate preventivamente con un esame che si chiama risonanza magnetica multiparametrica, esame che viene poi trasferito come risultato d'immagine su un software ecografico, e quindi la novità è che questo apparecchio ecografico consente di trasformare le immagini acquisite con la risonanza multiparametrica in immagini ecografiche, e poi riusciamo a pungere con una sonda che ha una possibilità di darci l'immagine tridimensionale della prostata esattamente le zone sospette evidenziate dalla risonanza magnetica multiparametrica. Una volta che avete approfondito l'indagine, qual è lo step successivo? E una volta approfondito l'indagine, cioè fatta la risonanza magnetica, trasferiamo le immagini su questo software, come dicevo, l'immagine sospetta viene trasformata in un'immagine evidenziabile con la sonda ecografica e poi noi andiamo a pungere in maniera mirata le zone sospette. Facciamo prelievi anche nelle zone circostanti, però si riduce il numero dei prelievi necessari e si aumenta, come dicevo, la possibilità di definire con esattezza la presenza o meno di un tumore, che poi in genere è un tumore più aggressivo rispetto a quelli che possono essere evidenziati con una biopsia prostatica ecoguidata, randomizzata, che non si avvale di questo tipo di apparecchiatura. Questa strumentazione mette l'urologia di Marche Nord tra le prime a livello nazionale sulla metodica di indagine in questa tipologia di paziente. Naturalmente a questo esame ci si arriva per gradi e solo se è necessaria una biopsia. Il primo step rimane la visita urologica e gli esami di laboratorio. Quella del tartufo di Sant'Angelo in Vado è la seconda manifestazione a livello nazionale come anzianità e dall'alto delle sue 53 edizioni è anche la più longeva a livello regionale. Domenica scorsa taglio del nastro con tutte le massime cariche a livello regionale e locale, oltre a 20 sindaci del territorio, tra le migliaia e migliaia di persone provenienti da tutta la regione ed oltre, per celebrare il Tuber Magnatum Pico, re delle tavole e delle manifestazioni autunnali per i prodotti della terra. Sant'Angelo in Vado, oltre ad essere al centro della vallata produttiva per eccellenza del tartufo bianco, è anche baricentrica per altre possibili iniziative legate al prezioso tubero, come la sempre citata e agoniata strada del tartufo, per mettere in contatto il territorio con la Val Tiberina. Grande successo, direi, a conclusione della prima giornata. Sono veramente a dir poco entusiasta. I nostri grandi messaggi lanciati l'anno scorso, confermati questa mattina, quelli della strada, non della strada del tartufo soltanto, ma quelli del tartufo tutto l'anno, il tartufo delle Marche, sono stati ripresi. Questa grande, diciamo così, provocazione che ho lanciato alla politica quest'anno di chiamare la Fano Grosseto la strada del tartufo è stata recepita in modo esemplare dai grandissimi protagonisti che questa mattina hanno onorato il palco dell'inaugurazione. La volontà di lavorare su questo asse lo testimonia il fatto che alla cerimonia inaugurale era presente il primo cittadino di San Giustino, il comune in provincia di Arezzo che dista solo 30 km da Vado, provincia da cui provengono molti visitatori per questa mostra regionale. Gli anni precedenti quando era ad organizzarlo sono sempre le solite persone. Il motore di tutto sono i genitori del quartiere Sant'Orso a Fano, ma il torneo di volley tra i genitori degli alunni delle scuole fanesi è diventato anno dopo anno un avvenimento sportivo tra i più seguiti di tutta la città.
Giunto alla sua settima edizione, anche quest'anno tenta di aprirsi a tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio, ma dalle medie in su la comunicazione tra genitori è un po' più sporadica rispetto alle elementari, ed allora viene in soccorso, oltre al passaparola, il web e i partecipanti delle passate edizioni. Questo complica un po' le cose agli organizzatori, ma sempre in modo piacevole, visto anche il supporto organizzativo di due corazzate come l'Avis Fano e il CSI Fanese, che in ambito di eventi sportivi non mancano certo di esperienza. Tanti genitori, una media di 200 genitori all'anno partecipano a questo torneo. La forza di questo torneo è che non tocca essere forzatamente bravi, anzi al contrario, meno sei capace più ti diverti. Infatti il discorso, ecco, è di far giocare i genitori, padre e madre dei bambini frequentanti le scuole elementari. Era partito con le elementari, poi quest'anno sono, oddio, da qualche anno che va bene, anche saremo contenti di vedere i genitori delle medie, addirittura delle superiori, però ci rendiamo conto che per i genitori è più difficile anche incontrarsi e organizzarsi dopo le elementari. E le iscrizioni quest'anno devono essere entro il 28 ottobre, perché proprio il 6 novembre, perciò dopo una settimana, partirà il torneo, che si giocherà solo le domeniche pomeriggio per un po' il periodo scolastico praticamente. Perciò, ecco, così una volta avuta l'iscrizione avrò modo anche di organizzare il calendario. Per iscriversi come si fa? Ah, guardi, basta in qualche modo contattarmi, mi si trova a Sant'Orso, i miei punti di riferimento ce li hanno un po' tutti, o contattare la scuola Filippo Montesi, o c'è il sito www.genitorisantorso.altervista.org. Apriamo la pagina sportiva dal campionato di Lega Pro e dalla situazione dell'Alma Juventus Fano, che ora si fa davvero critica. Dopo il 3-1 subito in terra emiliana per mano della Reggiana, i ragazzi di Cusatis sono finiti al penultimo posto e a preoccupare i tifosi, oltre ovviamente alla classifica, è anche la qualità del gioco espresso e il fatto di non riuscire a concretizzare la mole di gioco creata. Al Mapei Stadium i Granata, seppur partiti bene, si sono complicati la vita da soli, subendo la rete di Manconi dopo un'ingenuità di Gucci. La reazione fanese porta ad un paio di azioni pericolose, ma a trovare la via della rete sono di nuovo i padroni di casa con il rumeno Mogos. Il colpo del KO emiliano arriva ad inizio ripresa, quando Angiulli porta a tre le reti per i suoi. Il gol della bandiera fanese arriva al 41esimo per opera di Gucci, ma la rete, come si dice in questi casi, è utile solo ai fini statistici. Nonostante la quinta sconfitta in 8 gare, per la truppa del presidente Gabellini la situazione è tutto tranne che compromessa, perché la classifica resta comunque molto corta. Una classifica che nella parte alta vede il Venezia perdere ancora terreno dopo il pareggio in casa con la San Benedettese, che fa scendere i ragazzi di Inzaghi al quinto posto. Al comando ci sono ora Pordenone e Gubbio, seguite da Bassano e dalla stessa Reggiana. Sabato prossimo al Mancini arriva l'Ancona, un derby assolutamente da vincere e che porterebbe l'Alma in acque più tranquille. In Serie D, quinto risultato utile consecutivo per la Vis Pesaro, che batte il Castelfidardo per 4-2 con un finale al Cardiopalma e si avvicina alla zona playoff. Chiudiamo la parentesi di calcio e apriamo quella dedicata al campionato nazionale di Serie B di calcio a 5. Perde l'Alma Juventus per 4-0 in trasferta col Città di Montesilvano e perde anche l'Eta Beta, sonoramente sconfitta in casa per 7-0 per mano della Pro Civitella, nonostante il positivo esordio del brasiliano Fernandes Robson. Gli unici sorrisi made in Fano sono quelli del tecnico Elia Renzoni e del suo bulldog Lucrezia, che batte in trasferta 3-1 il Tenex Castelfidardo e resta in testa alla classifica a punteggio pieno. Restiamo in tema calcio a 5 per parlare di una bella iniziativa che si è svolta nei giorni scorsi sui campi di Villa Marina. In occasione della settimana africana regionale, domenica si è disputato il primo trofeo Amici di Sport Fanum Fortune, organizzato dalla polisportiva Passepartout e l'Africa Chiama. La manifestazione ha visto scendere in campo circa 100 atleti prevalentemente rifugiati politici e ospiti nelle strutture comunitarie del territorio della provincia di Pesaro e Urbino. Il torneo è stato vinto dalla rappresentativa del Senegal, che in finale ha battuto ai rigori il team organizzatore. Terza, la rappresentativa della Tunisia, che si è imposta per 3-0 contro la forte e tenace comunità Il Sorriso di Calcinelli. Cambiamo pagina e parliamo di rugby con il Fano, che domenica ha centrato la prima vittoria nel campionato di C1. I ragazzi di Franco Tonelli hanno superato in casa 25-8 la matricola Cus Ancona. Una meta testa per Federico Cazzanti, Mattia Scanapini e Matteo Fulvio Golini e ben 10 punti per Alessandro Gasparini, autore di due trasformazioni e due calci di punizione.
Da segnalare la grande affluenza di pubblico che ha affollato l'impianto Falcone Borsellino, in cui al fischio d'inizio si contavano circa 300 persone. E sempre in tema di grandi affluenze parliamo ora di Colle Marathon, evento che racchiude in sé sport, turismo e cultura e che ogni anno porta a Fano e in altri 6 comuni del territorio migliaia di persone. Nonostante manchino ancora 7 mesi al via, nei giorni scorsi gli organizzatori hanno effettuato un primo briefing in cui sono stati affrontati vari temi per arrivare preparati al via della 15ª edizione che partirà da Barchi il prossimo 7 maggio. Tra le novità in cantiere anche quella di realizzare una mini maratona di 10 km dislocata solo nel comune di Fano. Bene, e prima dei saluti vi ricordo che è attivo il nuovo indirizzo internet in cui potete inviare le vostre segnalazioni, che è sport@fanotv.it.